nel portare questa verità nei quattro punti della Shalom, Shalom. Prima di iniziare è dovuto dare ogni lode, ringraziamento, gloria e potere a Yahweh, Pahashem, Yahweh Shai, Pahashem, Rukah, Kodash. Darei doppi onori agli anziani apostoli della Great Millstone GMS per aver insegnato questa verità e per aver faticato nell'insegnamento di questa dottrina. E voglio salutare tutta la casa di Israele, tutte le 12 tribù che oggi per volontà del Padre sono disperse in tutto il mondo. E saluto gli eletti della casa di Israele che oggi si impegnano a faticare nel portare questa verità nei quattro punti della terra, così che si realizzi la profezia. E oggi sono qua per portare un messaggio importantissimo, è il messaggio della verità, è la verità che ci salva la vita, ed è la verità sul, come dice il titolo, sull'inganno più grande della storia. E l'inganno più grande della storia è la falsa immagine del figlio del padre che abbiamo avuto. Come abbiamo detto già in altri video, il figlio del Padre che oggi è conosciuto con il nome di Gesù, il suo vero nome è Yahweh Shai, che deriva dall'antico ebraico, il quale traduzione è lui è Salvatore, è figlio del Padre nostro che noi chiamiamo Yahweh, perché il suo nome è Yahweh, che significa lui esiste. E quindi attraverso lo Spirito Santo, la Ruach HaKadosh, che Yahweh Shai, per volontà del Padre, ci ha portato su questa terra, abbiamo la consapevolezza, abbiamo la coscienza e la conoscenza di comprendere le scritture e di imparare la verità, la vera dottrina, la sana dottrina attraverso la Sacra Bibbia. E voglio andare a leggere insieme a voi il primo versetto, che per iniziare è importantissimo. Ed è il versetto che si trova nel libro di Matteo, capitolo 18, dal versetto 3. Qui è Yahweh Shai che parla. Questo è un versetto molto importante perché è la prima cosa che dobbiamo fare dentro di noi. E dice questo versetto: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Lo rileggo. In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Scusate. Questo versetto è molto importante perché è. Per comprendere questo versetto non significa che dobbiamo tornare, cioè tornare bambini intende nella nostra coscienza, intende nell'azzerare la nostra conoscenza. Se oggi noi non torniamo bambini e quindi non ritorniamo ad imparare da capo, non azzeriamo le menzogne e gli insegnamenti sbagliati che abbiamo ricevuto da quando siamo bambini. Quando è che si inizia ad imparare? Quando si hanno 6 anni, 5, 6 anni, che si inizia, quando iniziano anche le scuole elementari, che la nostra mente inizia ad imparare, cioè quando ci diceva di tornare bambini, quando ci ha detto di tornare bambini, se no non possiamo entrare nel regno, non possiamo vedere il regno, ci dice dobbiamo tornare con la stessa conoscenza di quando eravamo bambini, quindi ricominciare da capo, perché già sapeva che arrivavamo al giorno d'oggi con insegnamenti sbagliati e quindi avendo un insegnamento sbagliato prendiamo una via sbagliata, quindi ci ha detto tornate bambini, tornate indietro, ripartite da capo. Ripartite da zero e ricominciate ad imparare. Questo è significa tornare bambini, ricominciare a imparare da capo, a prendere come dei bambini quella verità. Perché anche se andiamo a leggere le sacre scritture, azzerando tutti gli insegnamenti delle religioni, si apre un mondo e si apre il mondo della verità. E con i veri nomi nell'antico ebraico del padre e del figlio ci viene dato lo Spirito Santo, la Ruach HaKadosh, lo Spirito Santo che è un battesimo, è il vero battesimo, lo Spirito Santo. Oggi viene anche da pensare all'ignoranza delle chiese, delle religioni che ancora battezzano con l'acqua.
C'era già Giovanni Battista che battezzava con l'acqua. Giovanni Battista battezzava con acqua e diceva: io verrà dopo di me colui che battezzerà con lo Spirito Santo, con il fuoco. Cioè, quindi le chiese ad oggi, prendendo l'usanza di battezzare con l'acqua, significa che hanno fatto un passo indietro. Cioè, siamo indietro. Cioè, già c'era Giovanni che ha battezzato con l'acqua, e Giovanni ha annunciato l'arrivo, stava preparando l'arrivo, la strada al nostro Signore. E quindi c'era Giovanni. Giovanni era lui che battezzava con l'acqua, e dopo di lui è arrivato Yahweh Shai a battezzare con lo Spirito Santo, con lo Spirito di conoscenza. Ed è uno Spirito Santo che ti cambia la vita, perché il vero battesimo è quello là che ti cambia la vita. E come diceva Yahweh Shai, c'è bisogno che rinasciamo, e con questo battesimo noi rinasciamo, cambiamo completamente. È uno Spirito che cambia completamente l'anima, ti cambia completamente la persona, ti cambia. Poi approfondirò sullo Spirito Santo. Intanto voglio portarvi il messaggio dell'inganno più grande che abbiamo ricevuto nella storia. E quindi, per ricevere questo messaggio, prima di tutto, come dice in Matteo 18:3, bisogna tornare bambini. Messaggio, ecco, in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Il messaggio che voglio portare è il messaggio della vera immagine del figlio, perché l'inganno più grande che abbiamo ricevuto nella storia è stata la falsa immagine di Yahweh Shai. E adesso andiamo a vedere come è descritto nella Bibbia Yahweh Shai. Andiamo nel libro dell'Apocalisse, della Rivelazione di Giovanni, e nel primo capitolo, dal versetto 13, e in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figliol d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Ecco, dal versetto 14, il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana. Adesso andiamo a vedere i capelli come candida lana. Capelli lana, anzi, comunque, per affrettare, gli unici che hanno i capelli come la lana sono i capelli dei negri. Perché, per chi non lo sapesse ancora, Yahweh Shai veniva dalla tribù di Giuda. La ricerca qui fa i cazzi suoi. Capelli, popolo negro. Eccoli, questi sono i capelli come la lana. Questi sono capelli come lana. Vedete? Bello, è particolare vedere questo bambino di questo colore qua. E quindi abbiamo fatto vedere, questi sono i capelli come candida lana. Ritorniamo alle scritture. I suoi capelli erano bianchi come candida lana, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace. Cioè, il colore dei piedi è come dice anche nel libro di Daniele, al capitolo 10, versetto 5-6, colore bronzo, colore, anzi vi faccio vedere direttamente l'immagine che... il colore di Will Smith, questo qui è il colore del bronzo bruciato, e i capelli dei negri sono i capelli come candida lana. Questa è l'immagine del figlio del padre, Yahweh Shai, che ha i capelli e il colore come il bronzo bruciato. È la verità, questa è la verità, attraverso le scritture che ci viene raccontato così. È arroventato una fornace, la sua voce era come quella, la sua mano destra teneva sette stelle. Quando lo vidi cadde ai suoi piedi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente.
Che Yahweh Shai c'era prima dalla creazione della terra. Era prima della creazione della terra. Cioè lui è primo e l'ultimo. E quindi, secondo l'Apocalisse, vi ho fatto vedere che nell'Apocalisse e anche nel libro di Daniele c'è la descrizione del figlio del padre. La descrizione del figlio del padre viene raccontata con capelli come lana e colore della pelle come bronzo bruciato. Quindi non è quello lì che noi ci abbiamo, che ci hanno insegnato fin da bambini. E adesso vi vado anche a prendere le origini dell'immagine che abbiamo, che ci hanno fatto credere fosse l'immagine del Padre. Quindi è importante, questa è la verità più importante della nostra vita, perché è conoscere il nostro Salvatore, è conoscere il nostro Salvatore, è il nostro Re. Lui è l'unto del Padre, è colui che è stato costituito come Re di questa terra. Cioè, quando finirà questo regno, inizierà il regno di Yahweh Shai, che durerà per sempre. Questo regno qua, dove stiamo vivendo oggi, finirà breve, finirà presto. Siamo negli ultimi tempi, siamo negli ultimi giorni. È importante conoscere l'immagine vera del nostro Re. L'immagine quando il Padre l'ha fatto carne e l'ha fatto venire qua 2000 anni fa. Quell'uomo che si è sacrificato per noi. Si è sacrificato per portarci la verità, la conoscenza. La verità del Padre. Per farci credere. Quell'uomo era di colore nero, era di colore bronzo bruciato, era scuro, dal popolo di Giuda, dalla tribù di Giuda, un ebreo israelita. E ho fatto una... Naturalmente, prima di prendervi una ricerca che ho trovato, voglio leggervi dal libro di Giovanni un versetto per coloro che sentono che questa è verità. Nel capitolo 10, nel versetto 26, dice: Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Quindi le sue pecore... Quindi le sue pecore conoscono la sua voce, conoscono queste verità. Le sue pecore lo sanno, lo sentono. Quelli che non credono in questa verità non sono le pecore di Yahweh Shai. Questo è importante, questo versetto. Le mie pecore mi conoscono. Ed io subito l'ho sentito. Anche essendo di colore bianco, anche essendo una vita cresciuto con l'immagine falsa del figlio del padre. E per questo che questo messaggio è rivolto a chi è destinato a ricevere questo messaggio. Perché noi siamo destinati a ricevere questo messaggio. Perché siamo destinati prima della nostra nascita ad essere... degli eletti del popolo di Israele, come dice anche nel libro di Pietro, nella prima lettera di Pietro, al primo capitolo, subito: eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito Santo. Andiamo a vedere un'altra versione. Dice: Dio nostro Padre, il potere nostro Padre, vi ha scelti perché così aveva stabilito. Già aveva stabilito quelli lì che dovessero ricevere lo Spirito Santo, quelli che dovessero ricevere la conoscenza. Quindi... Già aveva stabilito quelli lì che dovessero ricevere lo Spirito Santo, quelli che dovessero ricevere la conoscenza. Quindi, capite?
cari fratelli, cari figli di Israele, siamo negli ultimi tempi e questa conoscenza, la verità, è arrivata fuori. La verità è stata rivelata negli ultimi tempi, così come è sempre scritto anche nel libro di Pietro. La verità sarà rivelata negli ultimi tempi. E la verità è questa. La verità è che il figlio del Padre, Yahweh Shai, il suo vero nome, sta tornando. Sta tornando per raccogliere il grano e bruciare il fieno, per raccogliere l'eredità del Padre, l'eredità che è un terzo della casa di Israele, e bruciare tutti gli altri. Questo è quello che sta per accadere. Adesso voglio prendere da questa ricerca che ho visto, che voglio farla brevemente, è l'origine, cosa è successo? Scusatemi. È l'origine di come è nata la falsa immagine che oggi abbiamo. È nata attraverso la sindone che ancora oggi si stanno chiedendo se è vera, se è falsa. Cioè, la sindone è falsissima, è un ingegno che ha di Leonardo da Vinci nel 1500, solo lui poteva fare. Comunque questo articolo è interessante, andatelo a vedere in Italia medievale, e guardate qui la data, è del 13 agosto 2019. Con questo voglio farvi capire che gli anziani apostoli della Great New Stone, GMS, sono decine di anni che dicono questo, sono decine di anni che portano la verità, che l'immagine che oggi abbiamo del figlio del Padre è l'immagine di Cesare Borgia, è l'immagine del figlio di Papa Alessandro VI, Rodrigo Borgia. E in questo articolo, molto molto interessante, consiglio di andarvelo a leggere, all'inizio porta le varie tesi su come è impossibile che sia vera la sindone. La sindone che solo da 500 anni a questa parte è così schiarita. Se fosse una sindone vera di 2000 anni fa, a quest'ora non ci sarebbe più l'immagine nei tessuti. Vi voglio far vedere, molto interessante, la parte dove parla dei Borgia. I Borgia a Roma, ecco. Nel XV secolo i turchi ottomani ampliarono il loro impero alla regione dei Balcani e prendono Costantinopoli nel 1453. Grande elemento di frizione nel Mediterraneo, insieme all'India, presa dai vari gruppi di dissidenti islamici. Quindi praticamente la Chiesa si indebolisce. La situazione della Chiesa d'Oriente è effettivamente drammatica verso la seconda metà di questo secolo. E nel 1455 la Casa Borgia, di origine spagnola, prende la guida della Chiesa di Roma con Alfonso Borgia, che sarebbe il nonno di Cesare, che è chiamato Papa Callisto III, fino al 1458. Nel 1492 Rodrigo, che sarebbe il padre di Cesare Borgia, qui mi sono sbagliato perché Alfonso è il bisnonno di Cesare Borgia, nipote di Alfonso, assunse al soglio pontificio con il titolo di Alessandro VI. Questo è Rodrigo che diventa Papa Alessandro VI, grazie alla forte influenza che esercitava nell'acquisto di voti e scambio di favori tra le potenti famiglie che governavano la frammentata Italia ed Europa post-mediale. Praticamente è diventato Papa esercitando comunque un imbroglio di voti tra le famiglie che si conoscevano tra di loro. Il figlio illegittimo di Rodrigo, Cesare Borgia, appare come una delle figure più viscerali del Rinascimento e della Chiesa per la sua ambizione e crudeltà. Adesso non voglio leggervi tutta la storia di Cesare, voglio andare direttamente al punto dove parla del suo rapporto con Leonardo da Vinci. Ecco qua. La cosa interessante in tutto questo è che Leonardo e Cesare arrivarono tra di loro a avere anche un rapporto più stretto. Praticamente vi faccio, Leonardo da Vinci fu assoldato dalla famiglia Borgia come ingegnere, architetto militare e artista.
Quindi lavorava per la famiglia Borgia. Leonardo da Vinci, che ha fatto anche il quadro dell'ultima cena, dove in quel quadro dell'ultima cena è rappresentata tutta la famiglia Borgia, ha fatto anche un quadro chiamato Salvator Mundi. E adesso andiamo a vedere, vi finisco di leggere questo qui. La cosa interessante in tutto questo è che Leonardo e Cesare arrivarono ad avere un rapporto più stretto nella Firenze del 400. L'amicizia tra insegnante e alunno poteva virare verso uno scambio di affetti più profondo, una cosa più o meno tollerata in quella società. Praticamente a quei tempi, nella Firenze del 400, alla Roma, cioè, l'omosessualità era di moda, era una moda andare tra uomini e uomini. È sempre stato un sospetto del fatto che Leonardo praticasse l'omosessualità, e vedi i suoi discepoli come Salai, fino anche a che con Cesare stesso. Quindi praticamente anche con Cesare Borgia si dice che abbia avuto un rapporto. È per questo che è stato Leonardo, però prima di farvi vedere il quadro del Salvator Mundi, vi voglio far vedere l'idea che ha avuto la Chiesa nel cambiare, eccola qua, l'iconografia di Gesù, così chiamato, in Oriente. Da quel momento avrebbe subito grandi cambiamenti. Infatti, la seconda venuta del Messia, mosaico in stile bizantino nella Basilica dei Santi Cosma Damiano, per esempio, evidenziata nella vera natura etnica della sua figura. Inoltre, abbiamo un antico esempio bizantino denominato Emanuele, che rappresenta il Redentore all'età di 12 anni, qui raffigurato in aspetto negroide. Cioè, quindi, il quadro, la rappresentazione che c'era prima di fare la falsa immagine che vediamo oggi, era raffigurato in aspetto negroide il figlio del padre all'età di 12 anni. Mi sono perso un pezzettino importante. Arrivo subito, scusatemi. Ecco. Qui. E se il Papa era lo specchio di Dio, perché il suo amato Cesare non avrebbe potuto proprio essere immagine e somiglianza del figlio di Dio? Quindi cambiare l'iconografia arabo-semitica, sarebbe israelita, di Yahawashai con un'altra in base della fisionomia del suo figlio, sarebbe stato geniale, oltre a fare di Roma Europa un riferimento del centro del mondo, il che avrebbe dato più autorità a Cesare e di conseguenza a Pietro, cioè Rodrigo stesso. Cioè, quindi questa ricerca ci fa capire che nella Roma di quei tempi, nel Rinascimento, era importante, cioè hanno voluto dare una, come si dice, una solida aumento alla cristianità. E per fare questo hanno dovuto creare un'immagine. Hanno dovuto creare un'immagine che io ve la voglio far vedere subito, così tagliamo la testa al toro, ed è il Salvator Mundi, che significa in latino il Salvatore del mondo, di Leonardo. Ed eccolo qua. Questo è il Salvator Mundi di Leonardo. Non vi ricorda niente? Cioè, è praticamente. Adesso vi faccio vedere Cesare Borgia. Questo è Cesare, questa è la falsa immagine che abbiamo. Praticamente hanno cambiato l'immagine del figlio del padre, l'hanno fatto bianco. Questo qui è Rodrigo Borgia. Hanno cambiato il vero aspetto. Eccolo qui. Questa è l'immagine del 1500, questa qui, e questa è l'immagine negli anni dopo, che piano piano poi è stato abbellito sempre di più, ma comunque nasce da qui, nasce dal quadro di Leonardo da Vinci, per farvi capire che 1500, cioè nel 1500, quindi 500 anni fa, adoravano l'immagine del così chiamato Gesù, il figlio del padre, il vero nome Yahawashai, adoravano questa immagine qui, adoravano il Salvator Mundi, adoravano. Questa immagine qua, come oggi noi abbiamo l'immagine
quell'immagine di oggi. Ai tempi, nel 1500, adoravano questa immagine qui. E quindi è da qui che nasce l'inganno più grande che il mondo ha ricevuto. Nasce dal 1500, da Leonardo da Vinci, che comunque era un genio per i suoi tempi, un artista, e hanno fatto questa gran cagata, questo grande inganno hanno fatto. Io non mi voglio prolungare molto, voglio chiudere e vi voglio portare un versetto nel libro dei Corinzi, secondo Corinzi capitolo 2 versetto 11, e dice: noi conosciamo le intenzioni di Satana e non vogliamo essere le sue vittime. Prendo un'altra versione, affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Ed eccomi qua, io spero di aver portato qualche fratello nella verità, di aver svegliato qualche figlio di Israele, perché come ho detto all'inizio video, Israele è sparso in tutto il mondo. I veri ebrei israeliti sono i così chiamati negri, dal quale arriva la stirpe, da quale è antenato Yahweh Shah, il figlio del padre. Sono i così chiamati negri, i veri israeliti sono i latini e i nativi indiani, quelli lì che c'erano prima che l'europeo, l'uomo bianco, il diavolo, l'edomita, i discendenti di Esaù andassero in America e sterminassero e facessero un genocidio di indiani. Gli indiani, i nativi indiani erano i veri israeliti. I latini, quelli che si trovano in Sud America, quelli che si trovano in Sud Italia, quelli che si trovano in Spagna, quelli lì sono i veri israeliti, i così chiamati negri. Io spero di essere stato chiaro, è un messaggio importante questo qui, è capire la verità sul padre e sul figlio. E nel timore di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che faccio questo messaggio, e mi raccomando, le sue pecore lo sentiranno. Non lasciatevi ingannare dalle chiese, non lasciatevi ingannare dall'uomo bianco che è il diavolo. Dall'uomo bianco, da Esaù, dai discendenti di Esaù, che faremo anche un'altra lezione su questi uomini. I veri israeliti, i veri uomini del padre, il popolo del padre Israele, sono uomini di colore. Poi ci siamo mescolati con il mondo e quindi anche come me sono di carnagione più chiara, ma il mio sangue, il mio DNA viene dal popolo di Israele. E così è per anche tanti altri, molti paesani miei. E per molti europei, per tutti nel mondo, conoscono chi crede. Chi crede in questa verità viene dal popolo di Israele. Non mi voglio prolungare molto. Lascio questo video nel sacro nome del Padre, onnipotente, creatore dei cieli e della terra, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rukah, Kodash. E saluto tutto il popolo di Israele, tutti gli eletti che fanno arrivare questa parola di verità e che cercano di fare avverare la profezia per farla arrivare nei quattro punti della terra. E Shalom, alla prossima.